chiunque abbia esperienza nel settore, appartenga al terzo settore, abbia la disponibilità di alloggi piuttosto che strutture adeguate all'accoglienza può partecipare alla manifestazione di interesse. I fondi ci sono quelli previsti dal capitolato naturalmente a livello nazionale e è indispensabile che ci sia qualcuno che presenti la propria candidatura, questo sì, quindi vanno deserti più che altro perché non trovano magari la disponibilità di strutture per fornire l'accoglienza. Continua ad essere un tema caldo quello dell'accoglienza dei migranti, anche alla luce dei continui sbarchi di questa estate. Abbiamo cercato di fare il punto della situazione con il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca. E al momento ad Arezzo accogliamo 659 migranti in 62 CAS. I CAS, ricordiamolo, sono i centri di accoglienza straordinari gestiti dalla prefettura e una distribuzione sul territorio di 17 comuni, quindi sui nostri 36, 17 hanno uno o più CAS. Ecco, continuano però gli arrivi, sono stati tanti gli appelli, ma anche l'allarme lanciato dai primi cittadini, un appello dal Vescovo alle sue parrocchie per l'accoglienza. Cosa ci sarebbe da fare? Anche lei aveva lanciato un appello ai primi cittadini. Sì, io ho avuto due incontri con i sindaci, e questo già in luglio e in agosto, e chiaramente la necessità è quella di reperire posti in accoglienza, perché gli arrivi sono come sotto gli occhi di tutti quotidiani, gli sbarchi sono quotidiani e quindi è indispensabile reperire le sistemazioni appunto per fornire accoglienza alle persone che arrivano. Ad oggi ci sono spazi a disposizione, però insomma potrebbero non esserci più, il rischio è quello delle tende, una soluzione che lei ha sempre evitato. Sì, è una soluzione che non praticherò se non costretta, per questo devo dire, approfitto di questa occasione per ringraziare innanzitutto gli amministratori locali perché fin dal primo momento hanno dimostrato una grande sensibilità, una grande disponibilità, perché è chiaro che il nostro interesse è un interesse comune e dobbiamo fornire assistenza e accoglienza alle persone che scappano da paesi con milioni di difficoltà, ma dobbiamo farlo anche con una distribuzione capillare sul territorio, perché soltanto in questo modo, quindi pochi posti per ogni comune, riusciamo a fornire un'accoglienza che non diventa un peso per nessuno.